Una partita tiratissima alla gara 3 di semifinale playoff che come in gara 1 ha visto prevalere la web corner Sici Montevarchi 42-40, capace di espugnare due volte il Palasport Estre e di guadagnarsi l'accesso alla finale playoff. Per l'Amen un finale amaro di un campionato giocato sopra le righe, ma la Fides ha avuto il merito di controllare il ritmo della gara non permettendo agli Amaranto di giocare in velocità in contropiede, armi che erano stati letali in gara 2. Fin dalle prime battute di gioco la tensione non aveva permesso alle due squadre di esprimersi al meglio. Dopo 10 minuti di gioco il tabellone indicava 15 pari con media al tiro non eccelse da entrambe le parti. Nel secondo quarto poi l'Amen fatica tantissimo in attacco, mettendo a referto solamente 4 punti e palesando difficoltà nella fluidità del gioco offensivo. All'intervallo lungo ospiti avanti 22-19, poi la SBA prova a cambiare ritmo, ma ci riesce solo per qualche azione, toccando comunque 7 punti di vantaggio a 32-25. Gli ultimi possessi nel terzo parziale però vedevano la web corner determinata a ricucire lo strappo e con una bomba di Battistini allo scadere riusciva ad andare sotto di sole 2 lunghezze all'ultimo mini intervallo. Si arrivava così a un finale in volata, l'Amen continua a litigare con il canestro, alla fine le percentuali saranno 2 su 20 da 3 punti e 6 su 14 liberi, troppo poco per mettere in difficoltà i valdarnesi. Un paio di palloni persi regalano una concentrata web corner il più 5, poi una tripla di Ramirez che mette in corsa la SBA che riesce a recuperare anche un prezioso rimbalzo e avere l'ultimo possesso con 16 secondi da giocare. L'azione della SBA rispecchiava però l'andamento della gara, gli Amaranto non riescono a trovare la conclusione e la Fides recupera il pallone che vale il successo, il passaggio del turno. Logica la delusione della squadra Amaranto a fine partita, ma l'applauso che un gremitissimo Palasport Estra ha tributato a Delia e alla sua squadra sottolinea una stagione che è stata comunque positiva per l'Amen Scuola Basket Arezzo. Sicuramente non ci sono parole, Mauro Castelli, presidente della Amen SBA Arezzo, per commentare non la sconfitta ma l'uscita dal campionato. Che innanzitutto questo è il bello della pallacanestro, no? O in questo caso il brutto per noi, ma insomma. Però facciamo un'analisi sincera e serena. Beh, innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a Montevarchi perché come al solito loro sono come noi, hanno fatto una squadra in casa di ragazzi che giocano per la loro maglia e quindi noi dobbiamo innanzitutto toglierci il cappello e fare i complimenti a Montevarchi e fargli anche l'in bocca al lupo per il proseguo di queste playoff, perché andranno a scontrarsi con due squadre costruite economicamente per vincere un campionato. Quindi e questa è la prima cosa. La seconda è che noi, secondo il mio punto di vista, abbiamo fatto anche troppo. E cioè le indicazioni societarie, l'abbiamo detto fin dall'inizio, era quella di arrivare ai playoff. I ragazzi sono arrivati addirittura a metà campionato. Quindi per quanto riguarda diciamo, l'indirizzo e l'obiettivo che avevamo dato era stato raggiunto da tempo. Non dimentichiamo che questa squadra formata dai nostri ragazzi ha vinto il campionato, cioè è arrivata prima. Quindi dobbiamo esclusivamente dire grazie a questi ragazzi che continuano a ripetere, giocano esclusivamente per la città e per la loro società. Quindi devo solo ringraziare questi ragazzi. Lo so che il mio carattere in questo momento mi avrebbe portato a fare altre esternazioni, però onestamente mi viene in questo momento, adesso io scenderò, andrò dentro lo spogliatoio a abbracciare i miei ragazzi perché non voglio assolutamente che loro pensino che hanno perso, e cioè per perso intendo che è finita qua ma poi ricomincia l'avventura.